Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. New Andreas Italian Football Professional Shoes. Vasto assortimento di scarpe da calcio, calcetto e free time. Produzione propria, artigianale, made in Italy. New Andreas Shoes lo trovi in via De Gasperi 85 a Due Ville, Vicenza, a soli 800 metri dal casello autostradale di Due Ville. Amici sportivi, buonasera. Risultati molto interessanti in questa giornata del campionato di calcio. Il Torino vince il difficile confronto di Avellino e si ripone da solo all'inseguimento del Verona, che ha pareggiato sul suo campo col Milan, su un terreno acquitrinoso. L'Ascoli costringe al pari la Juventus a Torino. La Lazio rimonta due reti alla Sampdoria. L'Internazionale supera il Napoli in un confronto valido agonisticamente da entrambe le parti. La Roma ha ragione dell'Udinese, attaccando ma correndo dei rischi. Pareggi infine fra Cremonese e Fiorentina, Como ed Atalanta. Campi quasi ovunque pesanti, 20 le reti in Serie A. In B il Bari, che vince sul Varese, si porta a un punto dal Pisa che pareggia a Perugia. Il Genoa, di cui abbiamo visto poco fa le immagini, passa a Bologna in una partita, diciamo, da storici ricordi. Pari fra Catania e Pescara. Schedina. Ad Avellino, Torino-Avellino 3-1. Como Atalanta 0-0, Cremonese Fiorentina 1-1, Inter Napoli 2-1, Juventus Ascoli 2-2, Roma Udinese 2-1, Sampdoria Lazio 2-2, Verona Milan 0-0, a Bologna Genoa Bologna 2-1, Parma Cagliari 0-0, Perugia Pisa 1-1, Messina Catanzaro 1-0, Prato Lucchese 1-1. Altri di B: Bari Varese 2-1, Catania Pescara 0-0, Empoli Campobasso 1-0, Monza Arezzo 0-0, Padova Lecce 1-1, San Benedettese Cesena 1-0, a Trieste Taranto Triestina 1-0. Ed ora le classifiche Serie A. Al comando sempre il Verona con 18 punti, ma a 16 c'è il Torino. Con 15 Inter Sampdoria, 12 Roma Milan, 11 Fiorentina Juventus Atalanta, 10 Avellino Como, 9 Napoli Lazio, 7 Udinese, 6 Ascoli, 4 Cremonese. Serie B. Pisa, sempre al comando, 19 punti. A un punto c'è ora il Bari, 18, a un punto solo. Poi 15 Catania, 14 Perugia Lecce, 13 Monza Arezzo, 12 Genova Triestina Bologna, 11 Padova San Benedettese Taranto Empoli, 10 Cesena Varese Pescara, 8 Parma, 7 Campobasso e Cagliari. Ora le quote del Totocalcio. Sono piuttosto elevate questa volta i 13 e anche i 12. Il montepremi è record superiore ai 20 miliardi, 20 miliardi 21 milioni 369 mila 458 lire. Allora, i 13 sono stati 84 in tutta Italia. Ciascun 13 vince 119 milioni 174 mila lire. Ripeto, ai 13 vanno 119 milioni 174 mila lire. I 12 sono stati 2.374, ai 12 vanno 4 milioni 216 mila lire. Ripeto perché non vedo le scritte. 119 milioni 174 mila lire ai 13, 4 milioni 216 mila lire ai 12. Secondo gli esperti del Totocalcio, hanno fatto salire le quote i pareggi dell'Ascoli a Torino con la Juventus, della Lazio a Genova con la Sampdoria e il successo in Serie B del Genoa a Bologna. E ora cominciamo con la serie dei collegamenti per le immagini delle partite di Serie A. Cominciamo con uno 0-0, quello fra Como ed Atalanta, a te Gianni Vasino. Como e Atalanta hanno disputato una partita veloce che ha confermato la posizione che entrambe le squadre occupano in classifica. Si sono affrontate a viso aperto e hanno giocato ora su un fronte, ora sull'altro. Vediamo subito le immagini, partendo con il Como che è andato sin dal fischio d'inizio subito in attacco alla ricerca del gol del successo. È Butti che cross in area dove Morbiducci sbuca da dietro e impegna Piotti che si salva con bravura.
Sull'altro fronte, Magno Cavallo controlla molto bene, poi spara e la palla vola sopra la traversa. Insiste il Como, Centi porta avanti la palla, serve Morbiducci che però conclude debolmente e Piotti si può salvare. Nella ripresa l'apertura è ancora del Como che va vicino al gol, Morbiducci non riesce a toccare e Soldà salva sulla linea. Ancora Morbiducci, era una sua giornata evidentemente oggi, gira al volo e Piotti si salva di piede. A questo punto viene fuori l'Atalanta e Vella, eccolo, mette molto bene sopra la traversa purtroppo per lui. Poi ancora un passaggio di Vella per Pacione che finisce a terra, ma per arbitro è tutto regolare. A te Valenti. Passiamo adesso alla vittoria importante del Torino ad Avellino, come detto per 3-1. A te Luigi Necco. Sono caduti molti dati statistici, l'Avellino non perdeva in casa da un anno, in Torino non vinceva qui mi pare da 3 anni, una doppietta di Dossena. L'Avellino non è riuscito a rimontare come invece gli riuscì splendidamente domenica scorsa. I motivi, qualche uomo che non era a tono giusto e poi la squadra che generalmente non ha trovato l'accanimento di sempre in una partita che però giocava, lo ricordiamo, con quella che è la seconda in classifica. È cominciato appunto quasi in sordina, ma un gol a freddo ha subito bloccato l'Avellino. Purtroppo l'avete perso, era su angolo di Junior, testa di Serena, e c'è stato questo gol a freddo al terzo minuto. L'Avellino reagisce, ma Barbadiglio, come vedete, si fa fermare la palla da Martina. Ancora un tentativo del Torino con testa di Dossena, bloccata da Paradisi. Barbadiglio ancora sotto porta, ma si ostacolano a vicenda Diaz e Colombo e Galbiati ha gioco facile nel liberare la porta del Torino da questa insidia. Continua l'attacco dell'Avellino e continuano gli spunti personali come questo di De Napoli, che però viene anticipato da Martina su errore di Beruatto, ex avellinese. Rigore in area, per fallo di Amodio su Serena, realizza Junior. Siamo al 2-0, l'Avellino sente questa pressione ma reagisce e come vedete riesce anche ad arrivare abbastanza bene sotto l'area avversaria. Cross di Colomba, testa di Amodio, 2-1. L'Avellino sta accorciando le distanze, comincia a riprendere anche coraggio, cross di Garuti per la testa di Faccini, ahimè alto, viene mancato il pareggio e su questo lancio per Dossena comincia il malumore del pubblico e l'Avellino segna il suo terzo gol, una vittoria meritata. Agli avellinesi dobbiamo dire, per rincuorarli, espulso anche Zandonà negli ultimi 15 minuti, l'Avellino ha dovuto giocare in 10, non ha trovato la forza necessaria per la rimonta. Dobbiamo dire, lo ricordiamo ancora, che ha perso con la seconda in classifica. Gli sportivi capiscono. Ecco, abbiamo visto il terzo gol del Torino di Dossena e dopo questa azione che ha concluso le immagini del successo del Torino ad Avellino, passiamo a Cremonese-Fiorentina 1-1. Ecco in linea Marco Lucchini. A Cremona è finita in parità 1-1 appunto, ma in effetti poteva essere un successo per i padroni di casa e nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. È accaduto infatti che la Cremonese ha sciupato almeno 3 occasioni da rete, ma andiamo con ordine, vediamo gli episodi salienti di questa partita. Una partita spigolosa e veloce, con continui capovolgimenti di fronte soprattutto nel primo tempo e con una Cremonese sempre protesa in attacco. Alla 15ª la prima occasione grigiorossa, cross di Chiori, Juari rompe ma è lievissimo ritardo. Al 38esimo la rete della Cremonese, Chiori serve Finardi, gran tiro da fuori con effetto ed è l'1-0. Il secondo tempo si apre con questa incursione cremonese, Mazzoni per Chiori, palla a Galvani che lancia Juari. Corta respinta di Galli, Juari cerca la palla ma viene atterrato da contratto per Casarin, è tutto regolare. Al 17esimo Galbagini se ne va dopo aver dribblato Pascucci ma il tiro conclusivo è fra le braccia di Galli. Ancora una grande occasione al 22esimo per la Cremonese, Chiori, Bonomi, Juari, che a porta vuota colpisce il palo. Dal 30esimo inizia l'arrembaggio della Fiorentina che si conclude al 41esimo con la rete del pareggio, pallonetto di Iachini e Socrates di testa batte Borin 1-1 ed è tutto, a te Valenti. Passiamo adesso allo 0-0 nella partita forse più attesa, anzi senz'altro quella fra Verona e Milan su un terreno pesantissimo, acquitinoso, come detto. A te Ferruccio Garda. Ma io penso che si potrebbe sintetizzare il commento su questa partita in 7 parole: più che il Milan poté la pioggia.
Oh cielo, il Milan ha giocato benissimo con grandissimo impegno e si è ampiamente meritato il pareggio, ma si sa che quando si gioca su un terreno allentato viene danneggiata di più la squadra che attacca di più e in qualche occasione i giocatori del Verona, i vari Fanna, Galderisi e Brigel, non sono riusciti a segnare, a sospingere la palla in rete proprio perché l'hanno impedito le pozzanghere del Bentegodi. Come vedremo adesso in questa azione al quarto minuto, palla per Fanna che irrompe in area, tenta di segnare, guardate, e l'acqua gli impedisce di tirare, tiro debole che non comporta dei problemi per Terraneo. Al dodicesimo insiste il Verona, palla per duello tra Brigel e Terraneo si getta sui piedi del tedesco. Al 32esimo si fa pericoloso il Milan, azione tiro di Battistini sopra la traversa, poi vi è ancora una azione del Verona e ancora l'acqua protagonista che impedisce a Marangon di tirare a rete. Ecco qui un'altra azione del Verona, Terraneo ancora protagonista. Nella ripresa altra azione per il Milan, e quando qui c'è stato un gol di Gennaro annullato per fuorigioco di Galderisi. Ecco, la partita termina con generosi attacchi del Verona, qui vediamo un bel intervento di Terraneo, nonostante il terreno allentato è stata una bellissima partita fra le due squadre, linea Paolo Valenti. Passiamo adesso a questo 2-2 fra la Sampdoria e la Lazio che sembrava impossibile dopo il primo tempo, vero Giorgio Bubba? Direi che dovremmo essere qua, caro Paolo, a raccontarvi e a raccontarti di una strepitosa vittoria della Sampdoria, perché nel primo tempo raramente abbiamo visto partita di calcio così bella, raramente abbiamo visto squadra così pimpante. Poi, nel secondo tempo, dobbiamo dirvi di una Lazio mai doma. È un carattere interessante questo della Lazio. Ma soprattutto dobbiamo dirvi di una Sampdoria, ahimè, sciupona. Francis, ad esempio, è molto più abile nello sfuggire ai giornalisti, come fa da tempo, che nel non segnare gol. Ma questi sono aneddoti. Il fatto è che la Lazio è cresciuta e la Sampdoria ha pagato la sua inesperienza. Vediamoci assieme questa partita, godendoci quelle parti di spettacolo che fanno parte del primo tempo, che è stato, come dicevo, molto bello. E si comincia così, dopo appena 3 minuti, con il gol. Azione di Francis, pallone al centro, Scanziani, perfettamente coordinamento, ribatte Orsi, pallone ancora al centro, mezza rovesciata di Mancini e gran gol, signori. La Lazio ha cercato di reagire subito e ci prova prima con Giordano, tiro di sinistro, parata di Bordon, splendida partita quella di Bordon, e poi ci prova ancora con D'Amico e Bordon fa il bis. Ma dicevamo, Francis, l'avete visto? Poi Mancini e Salsano che fa il 2-0. Sembrava gioco fatto, ma nel secondo tempo è prima Calisti che segna la rete del 2-1 su una punizione fatta ripetere dall'arbitro. Poi ancora, guardate cosa si mangia la Sampdoria, e su questa azione prosegue in contropiede Battista, evita Vierkovud e segna il 2-2. È tutto a te la linea, Paolo Valenti. Grande confronto sul piano agonistico, come dicevamo in apertura in sede di commento, fra Inter e Napoli, successo dell'Inter per 2-1. Tonino Carino. Sì, una grande Inter, una grandissima Inter che ha avuto in Bredi, Rummenigge e Altobelli gli uomini migliori, ha battuto di stretta misura un Napoli volitivo e ordinato, 2-1 il risultato finale. Rummenigge si è quindi fatto perdonare le distrazioni, chiamiamole così, di Amburgo, mentre Bredi ha spento sul campo le polemiche che si stavano accendendo sui giornali. Maradona ha quindi perso la sua sfida a distanza con il tedesco, che anche oggi ha sfoderato degli numeri di altissima classe. I gol tutti nel secondo tempo, vediamoli insieme. Apre le marcature il Napoli dopo appena 3 minuti dall'avvio della ripresa. C'è questo traversone, palla a Caffarelli al volo ed è rete, 1-0 per il Napoli. Maradona esulta per i gol degli altri in attesa di segnare i suoi. L'Inter si rifà sotto, Bredi manovra un bel pallone al centro, arriva Rummenigge e batte Castellini che aveva intuito il tiro. Al 20esimo l'Inter, che vediamo esultare, ha questa occasione con Causio, punizione traversa. Al 41esimo il gol partita, Marini manovra, palla a Causio, tira, Altobelli, gran tuffo ed è rete, 2-1 e il gol partita. Ai profeti dello scudetto un solo consiglio, occhio a quest'Inter. Da Milano concluso la linea Roma. E passiamo adesso a Torino, Juventus ed Ascoli 2-2. A te Cesare Castellotti.
Nel primo tempo una Juventus sottotono ha sbagliato molto, soprattutto nelle conclusioni, mentre l'Ascoli caparbio ha opposto una discreta difesa e una buona tattica di contenimento, portandosi persino in vantaggio. Nella ripresa, con l'innesto di Vignola, si è vista un'altra Juventus, una Juventus lanciata da prima verso il pareggio, quindi verso il vantaggio, primo gol di Rossi in campionato, e poi un bellissimo tiro piazzato di Dirceu per il pareggio ascolano. Le nostre immagini cominciano con questo errore di Platini che facilita Nicolini nel lanciare a rete Cantarutti ed è il gol dell'1-0 per l'Ascoli. Qui una punizione di Rossi, la respinta di Corti, Platini, Cabrini agguanta Corti. Andiamo alla ripresa, sesto minuto, punizione per la Juve, Platini, rete, siamo sul pareggio, 1-1. Decimo minuto, Cabrini, Vignola, Rossi sfrutta il rimpallo e insacca. Rete del 2-1 per la Juventus. 9 minuti dopo, punizione per l'Ascoli, Nicolini per Dirceu ed è gol, 2-2. Qui siamo al 35esimo, a 10 dalla fine, cioè Favero, manca Cabrini, Marchetti, Platini manda sul palo. I migliori, Tardelli da una parte, Corti dall'altra. Ho concluso da Torino. Concludiamo adesso con Roma Udinese 2-1. Claudio Icardi. Sempre assenti Zico e Cerezo, altri due brasiliani sono tornati al lavoro. Molto più prezioso il contributo di Edinho per la difesa friulana che non quello di Falcao per il centrocampo giallorosso. Evidentemente il cervello romanista è ancora lontano dopo l'infortunio dai propri rendimenti abituali. La Roma, che ha attraversato periodi di torpore assoluto, è dovuta ricorrere a due colpi di testa su altrettanti calci piazzati per aver ragione di un Udinese che si è comportata in modo più che onesto. Migliore in campo in senso assoluto il tornante friulano Massimo Mauro. Ora iniziamo a vedere le immagini partendo proprio dalla prova generale del gol da parte di Roberto Pruzzo. Palla ad Ancelotti, cross per la testa del centravanti romanista, la parata di Brini in calcio d'angolo sul conseguente corner battuto da Bruno Conti. Pruzzo tocca la palla di quel tanto che basta per portare in vantaggio la propria squadra. Ci prova Bruno Conti con un sinistro deviato in calcio d'angolo da Brini. Poi al 32esimo si fa viva l'Udinese con questo gran tiro di Miano che termina fuori di pochissimo. 33esimo, delizioso assist di Mauro per Selvaggi, termina fuori il pallonetto del centravanti friulano. Poi al 38esimo una punizione di Conti deviata ancora in calcio d'angolo da Brini. Nel secondo tempo si può dire che la Roma resti negli spogliatoi, va vicino al gol Udinese con Miano. E poi vediamo su assist di Edinho il gol molto bello di sinistro di Selvaggi. Guardate, Falcao non è proprio in giornata, sparacchia alto al 34esimo, ma a 9 minuti dalla fine ci pensa Graziani a fissare il risultato su 2-1 con questo splendido colpo di testa. Roma Udinese è tutta qui. Adesso i risultati della serie C1 girone A. Ancona Asti 1-0, Brescia Legnano 1-0, Livorno Vicenza 0-0, Modena Spal 1-0, Pistoiese Piacenza 1-1, Rimini Reggiana 0-0, Rondinella Firenze Carrarese 1-1 giocata ieri, Sanremese Pavia 0-0, Treviso Iesi 1-0, Girone B, Acra Gasterdana 2-0, Campagna Nocerina 1-0, Casarano Barletta 2-2, Casertana Salernitana 1-0, Cavese Benevento 1-1, Cosenza Regina 2-0, Foggia Monopoli 2-1, Palermo Francavilla 2-1 fuori casa, Messina Catanzaro 1-0. Campionato di rugby, girone A, Demafil Piacenza Mogliano 16-4, Parma Blebon Mirano 18-12 fuori casa, Petrarca Padova Peroni Lazio 12-0 fuori casa, Scavolini L'Aquila Young Club Roma 36-9, classifica Scavolini 18 punti, Petrarca 15. Girone B, Icomatic Brescia, Amatori Catania 12-6, Benetton Treviso, Fracasso San Donà 19-16, MA Milano, Treppini Padova 21-11, Amatori Milano, Sanson Rovigo 21-15. Classifica Icomatic Brescia 18 punti, Benetton Treviso 15. Domenica prossima tutto 90esimo minuto per la Serie B, perché la Serie A riposa in quanto sabato si giocherà Italia-Polonia, amichevole internazionale sul terreno di Pescara. Bene, arrivederci e a risentirci a domenica prossima.